Prima Fila, il teatro a Bologna e provincia, a cura di bolognateatro.it. Prima Fila, calendario degli spettacoli. Ben ritrovati da Carlo Magistretti. Al Teatro Arena del Sole fino al 7 maggio Porcile di Pierpaolo Pasolini, regia di Nanni Garella, compagnia Arte e Salute, Balletto Civile. Al Teatro Duse dal 21 al 23 marzo La dolce ala della giovinezza di Tennessee Williams, tradotto da Masolino D'Amico, con Elena Sofia Ricci e Gabriele Anagni, regia di Pierluigi Pizzi. Al Teatro Odeon dal 21 al 23 aprile Panico ma rosa, diario del tempo sospeso, di e con Alessandro Benvenuti. Al Teatro Celebrazioni il 22 aprile I soliti idioti, il ritorno, con Fabrizio Biggio e Francesco Mandelli. Prima Fila, Magazine. Oggi andiamo al Teatro Odeon dal 21 al 23 aprile. C'è uno spettacolo intitolato Panico ma rosa, diario del tempo sospeso, scritto, diretto e interpretato da Alessandro Benvenuti. Benvenuto Alessandro. Grazie, grazie dell'accoglienza. Raccontaci di questo spettacolo Panico ma rosa. Allora, intanto il titolo mi incuriosisce. Il titolo è il panico che ingenerò in noi la pandemia, e il rosa è, come ti posso dire, è un segno di ottimismo, un segno di primaverile quasi, un segno di leggerezza. Naturalmente quella che abbiamo vissuto è stata una tragedia, e io ho cercato, diciamo così, di analizzarla recuperando le memorie di quel tempo, traducendoli in un racconto che al di là del dramma poi conserva anche le cose particolari, anche incredibili, per chi ha vissuto come me tutta questa esperienza a Roma, che sono poi accadute in merito a questa iattura, diciamo così, calamità che c'è capitata tra capo e collo. E quindi analizzo anche i pensieri che sono scaturiti da quel periodo lì, e che cosa l'intimità coatta ha partorito dentro le nostre teste. In qualche modo io racconto il mio disgregamento neuronale, la caduta di tutte le certezze, ma anche la visione di un qualcosa d'altro che io ritengo che sia importante sottolineare, mantenere, portare in scena, perché è forse il periodo, per quanto mi riguarda, il periodo più straordinario che io abbia mai vissuto in vita mia, nel senso che è qualcosa che mi ha fatto uscire completamente dall'ordinarietà della vita, anche bella, piena anche di sogni, oltre che i dolori e le disperazioni, eccetera, ma facendomi respirare un qualcosa di fantascientifico, un qualcosa di nuovo e di pauroso anche all'inizio, dal quale poi ne siamo usciti con le ossa rotte o con le ossa, diciamo, fortificate. Questo dipende poi da come ognuno di noi ha vissuto questa esperienza. Ma la cosa importante per me era raccontare quel tipo di umanità, quel tipo di momento, perché non si perda, perché in quel momento, volendo, uno poteva capire tante cose del mondo, del nostro esistere, del nostro modo di pensare, degli altri, dei nostri rapporti sociali. Per me è stato un grande insegnamento, anche soltanto sopravvivere, per uno come me che va in giro in tournée, a un rapporto con mia moglie, noi due soli in casa per 2 mesi, poteva succedere di tutto. Probabilmente le coppie che hanno resistito sono quelle che poi vanno avanti, perché alcune coppie non hanno resistito. Ma scoprendo anche un'intimità, un'affettuosità, un calore, che in qualche modo l'abitudine poi ti fa perdere, e invece essere costretti, diciamo, a un qualcosa di alto, di completamente diverso da tutto quello che hai vissuto fino a quel momento, ha scatenato delle dinamiche belle e brutte. Nel caso mio, io ho vissuto tutta questa cosa avendo poi la fortuna di avere anche un terrazzo, non enorme, ma insomma un terrazzo con delle piante, quindi ecco, anche un luogo dove stare un po' all'aperto, per dire. Ma a me ha colpito molto, e ha colpito ancora di più il fatto di quanto si voglia immediatamente dimenticare questa cosa, mentre invece la cosa bella che accade durante lo spettacolo
e proprio da parte del pubblico è come se ritrovasse delle affettuosità e soprattutto delle cose comiche poi viste dal di fuori e con quella distanza, e che secondo me fa ben ascoltare. Insomma, il motivo del successo, almeno fino ad ora voglio dire, di questo spettacolo viene proprio da questa dolcezza, da questa consapevolezza di quello che si è vissuto e di come forse non sia giusto perdere quei pensieri lì, quei ricordi lì, perché qualcosa devono averci insegnato, anche se per come va il mondo pare proprio che lo sport nazionale sia quello di dimenticare prima possibile le cose che ci sono accadute per crearci dei problemi nuovi, insomma, in qualche modo. Vabbè, ora se no il discorso diventa troppo complicato, però per me è importante ricordare quel tempo e quell'affettuosità che tutto sommato si è vissuto in quel periodo. Volevo chiederti se c'è una cosa in particolare che il lockdown ti ha insegnato e se c'è una cosa in particolare che il lockdown ti ha cambiato. No, ti ripeto, mi ha completato più che cambiato, perché poi sai, si cambia, si ritorna indietro. Diciamo che mi ha fatto fare dei pensieri che andavano al di là dell'ordinarietà. Noi lo sappiamo che siamo legati a un filo, no? Ce lo diciamo, le parche, si pare, che tagliano il filo e via, si saluta la valle di lacrime. No, in realtà mi ha dato una consapevolezza del vivere molto più profonda, facendomi apprezzare le cose molto di più, voglio dire, proiettandomi in un mondo di suoni. Io l'ho fatto in città, a Roma, proiettandomi in un mondo di suoni particolari, non più meccanici ma naturali, con l'erba che cresceva sotto alle macchine, un qualcosa che somiglia a certi film americani di fantascienza, no? Io sono leggenda o cose del genere, giusto il primo mi viene in mente, per dire, no? E in realtà io ho scoperto anche la disciplina, Roma disciplinata, la gente che stava in fila, che aveva dell'affettuosità, la gente della strada, tutti sconosciuti che si vive accanto da anni, tutta a cantare alle 12 o alle 18 del pomeriggio. C'è anche canzoni discutibili a volte per quanto riguarda i miei gusti musicali, però una reazione da parte, per esempio, della città di Roma, così caotica, così problematica, così sporca anche se vuoi, ma un qualcosa di totalmente inatteso, che in qualche modo dico, fosse mai che l'uomo da questa cosa capisce qualcosa di più sul suo probabile futuro e mettesse un po' la testa a posto e considerasse un po' la terra in un altro modo, anche i rapporti umani con le persone in un altro modo. Insomma, io lì in quel momento ho avuto la sensazione che c'è del buono dentro di noi, che va molto più di moda il cattivo e il perfido, ma che ci sarebbe, voglio dire, da sperare in qualche reazione positiva dell'umanità. E quindi per me lo spettacolo, al di là del fatto che poi io, essendo un autore comico, ovviamente tutto quello che io racconto è sempre pervaso e permeato da uno stile di scrittura che è sostanzialmente uno stile comico, anche quando si fa riflessivo, introspettivo, però rimane sempre il mio gusto per la comicità. Io nasco così, quindi, e morirò così. Ecco, questo mi ha fatto capire, cioè la possibilità di un qualcosa d'altro, di diverso. Alessandro, chiuderei con una battuta, perché abbiamo esaurito il tempo, però mi sta venendo in mente questa domanda che ti voglio fare. Ma non è che alla fine ci fa bene un lockdown di tanto in tanto? A me ha fatto benissimo. Sì, penso proprio di sì. Naturalmente c'è sempre il discorso della selezione naturale, e quello, sai, si scherza poco, non dipende da noi, ma in effetti voglio dire, anche Einstein lo dice, no? Cioè, quando succedono queste cose è come dire, ti invita a un nuovo esame di stato. Chi lo passa va avanti e chi non lo passa, niente, non lo passa. Punto e basta, ma questa è la realtà del mondo da quando esiste il mondo. L'appuntamento con Panico Marrosa, diario del tempo sospeso, con Alessandro Benvenuti, è al Teatro Odeon dal 21 al 23 aprile. Alessandro, grazie, grazie davvero. Grazie a te. Prima Fila Magazine. Oggi parliamo di una serie di progetti molto interessanti per l'avvicinamento dei bambini fino ai 18 anni alla musica, soprattutto classica. Ne parliamo con Maddalena Dalisca del Bologna Festival per chiederle che cos'è Musica Anch'io. Musica Anch'io è un progetto rivolto ai giovani 0-18, quindi diciamo da pochissimi mesi, e a fasce sociali giovanili in disagio e in fragilità. Si tratta di laboratori a titolo gratuito che si svolgono prevalentemente all'Antoniano,
e uno di questi progetti però ha una vita sua propria, è il progetto Leporello, che abbiamo ereditato dall'associazione Mozart 14, voluta fortemente da Claudio Abbado, ed è un progetto di musicoterapia per i detenuti del carcere minorile del Fratello. Una massa di attività piuttosto cospicua. C'è una squadra di 12 operatori tra psicologi, musicoterapeuti, danzatori, che si differenziano nelle loro attività a seconda dei 5 progetti del progetto Musica Anch'io. È molto interessante il lavoro fatto con i neonati, è un momento di oasi, di pace davvero toccante. È momento in cui la mamma può essere vicina al bimbo a suono di musica, con una musica molto particolare e con dei movimenti molto particolari, e devo dire che non mi aspettavo una risposta del genere. Le mamme, finito il corso, che è durato 2 mesi, hanno voluto subito che lo riattivassimo, e ci stiamo provando, perché non si davano pace che fosse finita questa occasione. Così anche per i bambini e gli adolescenti degli altri progetti, del Classic Battle, che è molto simpatico come laboratorio, perché mette in discussione la battaglia tra la musica classica e la musica hip hop, e i ragazzi coinvolti devono creare musica a loro più consona, che è quella hip hop, con una base di musica classica. E altri progetti sono per i bambini piccolini di 3 anni, con sulle note di Rossini, molto bello, con movimenti di danza, e detective musicale, che è su una sorta di ABC della musica fatta con lo stile di indagine. Prima Fila Magazine. Tra i tanti appuntamenti che ci sono a Bologna il 25 aprile c'è uno spettacolo molto interessante, che si svolgerà nel Parco 11 settembre. Forse non molti sanno che il suo nome è 11 settembre, ma tutti sanno che c'è un parco tra via Rivereno e Viazzo Gardino. Lo spettacolo è per la regia di Paolo Billi, che è qui con noi. Paolo, raccontaci di questo spettacolo intitolato Voci alla N. Voci alla N è lo spettacolo conclusivo di un progetto che si chiama Voci, attivo da più di 10 anni, che con Luca Alessandrini ho curato in tutto questo periodo. Quest'anno per il decennale si conclude con questo evento performativo che si tiene in una parte del giardino, quello dietro la manifattura tabacchi, ecco, può essere un altro punto di riferimento. Quindi metà giardino viene occupato da uno spettacolo che sarà visto dal pubblico stando seduto su una lunghissima fila di sedie che attraversano il vialetto centrale. E appariranno una serie di tableau vivant, di quadri, che accompagneranno la lettura di alcuni testi che con Luca Alessandrini abbiamo scelto dal lavoro immenso che abbiamo fatto in 10 anni di ricerche su determinati temi storici affrontati, e saranno accompagnati dalle musiche composte dagli studenti del maestro Zarrelli del Conservatorio di Bologna. Il pubblico avrà delle cuffie in wireless che, attraverso le quali potrà seguire l'accadimento, quindi avrà nelle orecchie il suono della musica e delle parole, e potrà vedere quanto accade intorno, quindi scindendo, diciamo, la visione dall'ascolto. L'appuntamento dunque è alle 19, il 25 aprile, al Parco 11 settembre, con Voci alla N. Grazie Paolo. Grazie a te. Prima Fila Magazine. Dal 26 al 30 aprile al Teatro Arena del Sole uno spettacolo dal titolo Lazarus, creato da David Bowie proprio pochi mesi prima della sua morte.
Nello spettacolo prodotto a Bologna da ERT Emilia Romagna Teatro, il protagonista sarà Manuel Agnelli, che ci parla di questo progetto teatrale. Ma è una cosa diversa, il teatro non è... è diverso dal cinema, è diverso dalla televisione, è diverso anche da suonare su un palco, come faccio sempre. Quindi penso di, come in tutte le situazioni, imparare qualcosa. È stimolante riuscire a mettermi in gioco comunque con una situazione dove userò la voce, quindi comunque è una cosa che non dico so fare, però è una cosa che non mi è totalmente aliena, no? Usare in modo diverso, ma canterò anche naturalmente tanto. In più, quello che mi piace di Lazarus, al di là dell'opera in sé, è il fatto che non è revival. È una cosa molto contemporanea, fatta da Bowie oggi, cioè oggi nel senso in questo momento storico, non 60 anni fa, non è Ziggy Stardust, non è Rocky Horror Picture Show, non è una cosa del genere. È una cosa viva ancora adesso, e quindi far parte di un progetto scritto da Bowie contemporaneo oggi per me è un grandissimo onore, è una grandissima occasione che non voglio assolutamente perdere.